La falla è dovuta agli articoli di questi giorni che hanno visto il Consiglio regionale protagonista per le numerose assenze che i consiglieri fanno durante le sedute, quindi tanti articoli sul giornale corrispondono a tante presenze in aula. Ecco, forse questi articoli dovrebbero uscire un po' più spesso, così magari vediamo un'aula molto piena piuttosto che un deserto continuo che siamo mai abituati a vedere da 3 anni a questa parte e che puntualmente denunciamo in quasi tutte le sedute. Prima question time sulle cartelle dell'Ater, quindi sul fatto che l'Ater stia mandando molte cartelle per riscuotere i canoni non pagati. Il problema non è tanto che manda queste cartelle, ma che i cittadini non sanno quali sono i canoni che non pagano. Arriva una bolletta, semplicemente con una cifra, senza mostrare quali sono le inadempienze che lo stesso cittadino ha avuto nei confronti dell'Ater. Quindi noi chiediamo una maggiore trasparenza e soprattutto la tutela che prevede anche l'articolo 17 della legge 30 del 2002, che dice che se ci sono anche dei disabili bisogna tenerne conto e applicare delle deduzioni anche al canone. Quindi noi vogliamo che vengano applicati questi due principi, la trasparenza e quello di salvaguardia delle persone disabili. L'assessore ha detto semplicemente che sì, che capiva quali i nostri dubbi erano fondati, quindi ha dato ragione a quello che era la nostra interrogazione. Non abbiamo ben capito, quindi non eravamo pienamente soddisfatti delle risposte, in quanto l'assessore non si è preso un reale impegno nel comunicare all'Ater di rimandare una seconda missiva per specificare meglio questi debiti dei cittadini conduttori di immobili. Abbiamo chiesto nella controrisposta all'assessore di fare questo, di mandare questa specifica che è importante per la trasparenza appunto di quello che ogni cittadino deve dare all'ente giustamente. La seconda invece verteva sulla Civitavecchia Capranica Orte, una linea ferroviaria chiusa e dimenticata che con vari stanziamenti, prima nel 2006 e poi ultimamente nel 2015, viene appunto rifinanziata la riapertura. Ma Ferrovie dello Stato dice che la Regione Lazio è disinteressata e quindi non capivamo più dove era la verità, se si riapriva come dice il bilancio regionale o se la Regione è disinteressata come dice Ferrovie dello Stato. Oggi abbiamo capito che la ferrovia Civitavecchia Capranica Orte non si aprirà a breve, e se si aprirà solo un breve tratto, che è quello tra Capranica e Orte, a fine turistici. Ecco, finalmente sappiamo cosa rispondere ai cittadini e sappiamo dire ai cittadini qual è la reale intenzione che la Regione ha su questa importante linea ferroviaria dismessa. Noi stiamo sollevando qualche dubbio su questo unico testo. Noi abbiamo proposto delle cose, come per esempio c'è tutta una questione sui finanziamenti da rivedere, su una rappresentatività territoriale da rivedere. Ci sono alcuni punti da limare, stiamo cercando di capire quali sono le proposte che fa la maggioranza per limare queste incongruenze con la nostra proposta di legge, e cercheremo di portare a casa un qualcosa di utile per i cittadini, perché poi l'importante è quello, che sia fatta una legge che realmente abbia un risvolto reale, un risvolto serio, un risvolto appunto utile per chi poi dovrà applicarla e per i cittadini che dovranno essere tutelati da queste associazioni. Quindi crediamo che stiamo facendo un buon lavoro, stiamo cercando di appunto come forza politica di portare il meglio che era espresso nella nostra proposta di legge in questa che è un testo unificato da 3 punti di vista differenti. Le differenze più marcate stanno nell'erogazione dei fondi, quindi nell'erogazione di finanziamenti da parte della Regione, criteri e metodi, primo punto. L'altro punto è sulla rappresentatività dell'associazione dei consumatori all'interno della Regione Lazio. Quindi stiamo cercando di capire che significa se l'associazione deve essere residente, diciamo così, nella Regione, se deve avere degli sportelli, oppure semplicemente se ha un numero di iscritti, e con quale numero di iscritti deve avere per poter essere chiamata associazione rappresentativa dei consumatori.